Fra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Questo matrimonio non sa da fare. Né ora, né mai. Né ora, né mai. Né ora, perché mai? Perché così vuole e chiede ordine al nostro padrone. Oh, ma via, chi sarà mai il vostro padrone? Il nostro padrone terrorizza la contrada. Il suo nome è Don Rodrigo. Ha visto la contrada tutta terrorizzata, eh? Solo per il nome. Ti ricordi, eh? Ci pensi? Faccia buon sonno. Cosa mi doveva capitare proprio a me? Il matrimonio? I bravi? Don Rodrigo! Ad attenderlo a casa vi era la Perpetua. Ella era, come ognun se ne avvede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva obbedire e comandare secondo l'occasione. Perpetua aveva passato l'età dei 40, donna robusta, non bella, di ossatura forte, tozza nell'aspetto, grassa, sfatta, pallida, smunta, lo sguardo torbo e inacidito di chi non aveva mai trovato un cane che se la pigliasse. In poche parole, un mostro di donna. Perpetua mi chiamano la star di Pescarenico. Nessuno segreti avrà per me. Savvero di piccolo mistero mi dona un credito. Diffonderlo subito mi dà un mondo di gioia, riscatta la noia di restare qui chiusa per il mio donnabbo Abbondio. Perpetua mi chiamano la star di Pescarenico. Nessuno segreti avrà per me. Posso aprirmi con lei? Ma certo, Don Abbondio. Parlate, si apritevi pure. Perpetua. Sì. Non posso più sposare Renzo. Voi? Ma che avete capito? Non doveva sposarsi con Lucia. Non posso più sposare Renzo con Lucia! Come mai? Che pensa? Don Rodrigo! Don Rodrigo! Oh, mamma mia! Oh, Don Rodrigo! Mi raccomando, sì. Non dica niente a nessuno, perché se no sono rovinato! Quello che lei... No, io sono venuta come la tromba, guardi. No, come la tromba! Guardi, quello che lei mi ha detto mi è entrato qua e mi è... Sì che... Secondo lei,
Madonna, buon Dio, io sono una che va a raccontare gli affari degli altri in giro. Secondo lei sono una pettegola? Io le cose le tengo per me, non le dico a nessuno. Le sembra che io vada adesso da tutti a raccontare? Lorenzo, o come tutti dicevano Renzo, era un giovine dall'aspetto schietto e dai modi ma al tempo stesso energici e risoluti. In lui si mescolavano mitezza e caparbietà ed un senso della giustizia che lo portava spesso ad essere il difensore delle buone cause. Lo vedo che sei Lorenzo. Si ricorda cosa c'è domenica? Domenica? Domenica... Ah, domenica! Sì, domenica c'è il derby. No. C'è la finale di coppa! No, la finale di coppa solo il mercoledì. Senta, posso avere la domanda di riserva? Sì. Pronto? Sì. Vado. Domenica c'è un grande evento. Domenica c'è. Ma fai dire gol! Bravo! Ci avete chiamato, c'è bisogno, avevo in posizione. No, andate. Senta, Don Abbondio, domenica c'è il mio matrimonio con Lucia Montella. Certo che quel don, no, neanche questo mi posso dire, no. Ora capisco. Don Abbondio, mi dica, chi si oppone alla mia nozze? Vergognato, tutto già sai. Ah, queste ragazze d'oggi.